Bentornati in questo newyorkese video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial di pianoforte proverò a spiegarti la nuova stella di Broadway, un brano del 2012, pensa un po', di Cesare Cremonini. Un brano meraviglioso e ancora di più lo sarà con il nostro bel pianoforte. Ma se sei davvero curioso, ti invito a sbirciare anche il video tutorial di chitarra, si sa mai, c'è anche lui. Quindi partiamo subito, schiocco di dita, magico, facciamo entrare le tastiere virtuali, ti consiglio ovviamente di seguirle, e il brano è in tonalità di re maggiore. Partiamo con l'intro, ormai ci ho preso gusto con queste dita magiche, e gli accordi sono si minore, settima, proprio con questo voicing, sol con l'aggiunta della nona, anzi sus 2, perché tolgo la terza, che sarebbe si, e ci metto la nona, poi re maggiore, magari estendendolo, anche raddoppiando la terza, e re settima più con il do diesis, e ripeto. Ecco, e da come hai sentito la faremo in modo molto carino e delicato e melodico e soprattutto senza pestare tasti in questo modo. Quindi accenti forti sul battere, 1 2 3 4 1 2 3 4, e riparto. Chiaramente non c'è una regola per fare questo arpeggio, io ti metto un'idea così, con queste belle note. Riparto da capo. Su questi accordi e con questo arpeggio inizia il cantato. Non ho altro da aggiungere, quindi sentiamolo. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino ad una finestra, beveva caffè guardando quelle gambe muoversi, eccetera eccetera. Non ci sono sostanziali differenze, quindi questa è la prima parte della strofa. Andiamo a vedere la seconda parte, perché gli accordi cambiano. Infatti abbiamo un fa diesis minore e un mi minore settima. Oddio, possiamo fare anche fa diesis minore settima. Personalmente mi piace di più fa diesis minore triade senza settima. Se vuoi aggiungerci il mi naturale sei libero di farlo, mentre mi minore settima, quello sì, con il re naturale. Fa diesis minore, sol maggiore, sol minore sesta, bello con questo mi naturale, per creare un filo di tensione e andare a re maggiore, sol diesis diminuito settima, che prendo in questo modo, la quarta e la maggiore. Sempre tenendo un arpeggino, magari iniziamo piano piano a salire con le dinamiche, perché ci stiamo avvicinando al preritornello e al ritornello. La vera e propria ritmica partirà poi con il preritornello. Quindi sentiamo questa seconda parte della strofa. Chi non ha mai visto nascere una dea, mi minore settima e triade. E chi non ha mai visto nascere settima, sol, non lo sa che cos'è la felicità. Da qui partiamo con la ritmica, che non sarà mai una ritmica ben definita in realtà, sarà un arpeggio molto molto ritmico. Ci sono un paio di obbligatini, soprattutto sui primi due accordi, quindi la maggiore, la quarta e la maggiore, proprio con questi accenti. Quindi questa potrebbe essere un'idea ritmica. Ma il preritornello non è finito qui. La maggiore, fa diesis maggiore,
Sol maggiore, Re, basso Fa diesis che prendo in questa posizione, La quarta e La maggiore. Ma quindi cosa cambia da questa ritmica all'arpeggio? Non sono uguali? Sì, sostanzialmente sì, cambia l'accento della mano destra. Se prima era molto leggero e monofonico, cioè solamente con una nota, nella variazione ritmica di questo arpeggio sostanzialmente accentuiamo con un accordo il secondo e il quarto tempo, cioè... Quindi il principio dell'arpeggio rimane sempre lo stesso. Sto facendo con degli accordi a caso, però rispetto all'arpeggio, che era questa cosa qua, la ritmica arpeggio diventa questa variazione, che sembra una cosina da nulla, ma secondo me cambia discretamente le dinamiche e l'intenzione della sezione del brano. Fa diesis settima e Sol cento fra le stelle. E lanciamoci quindi nel ritornello. Anzitutto gli accordi: Sol maggiore, o così o così, Re maggiore, La maggiore e Mi minore. Questi sono gli accordi del ritornello. È una parte, la parte ritmica ovviamente sarà la parte importante. Qua sì che c'è una bella ritmica. Prima ti faccio sentire come la suono io, poi magari ti faccio sentire una versione un filo più facile. Cambia veramente, veramente poco. Accordo di Sol, passo di Re con questo movimento. Quindi Re, Mi, Fa, La maggiore e Mi minore. Salita Mi, Fa, Sol, quindi Sol, La e riparto da capo. E questo è il modo in cui la penso io. Se ti viene difficile puoi andare dritto. Accompagnamento di questo tipo. Una stella di bronzo. Funziona bene anche così. Sentiamo la prima versione. Una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò. Come una stella di d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Su questo La termina il ritornello, meraviglioso, e andiamo a vedere velocemente la parte strumentale di pianoforte. È un passaggio difficile, te lo dico subito. Sostanzialmente gli accordi sono gli stessi dell'introduzione barra prima parte della strofa. La parte difficile però la fa la mano destra, fa una discesa Sol, Fa diesis, Re e Si sugli accordi di Si minore e di Sol maggiore. Le note cambiano e diventano Sol, Fa diesis, Re e La sull'accordo di Re maggiore e Sol, Fa diesis, Do diesis e La sull'accordo di Re settima più. 1, 2, 3. Basso suona le toniche sull'1, sul 2 e sul 4. Mi sono intorcolato parlando. Una volta che hai chiaro questo, prova a portarlo su di velocità. E riprendi
io non sono un gran virtuoso del pianoforte, ti posso più o meno consigliare questa diteggiatura: anulare medio, indice e pollice. Magari se hai un filo più di tecnica di me, me lo auguro, puoi prendere mignolo, anulare, indice e pollice. Però insomma, il risultato non cambia. Vedi un po' tu come ti trovi meglio. Io forse mi trovo meglio in questa posizione. Mi trovo meglio una parolona, insomma, ti ripeto, non sono un gran tecnico, però va, più o meno la porto a casa. Bene, a questo punto ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare la nuova stella di Broadway col tuo bel pianoforte e dichiaro concluso questo video tutorial. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciaci un bel pollice all'insù, qualche commentino carino qua sotto che ci fa sempre piacere rispondere quando riusciamo. Io ti saluto, ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine, mi auguro. E noi ci vediamo in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!